Ci sono città che agli occhi di un visitatore distratto appaiono simili ad altre. Ma non bisogna lasciarsi ingannare. Come certi antichi scrittori che all'interno di un cassetto ben celato nascondono segreti, anche le città rivelano, a chi sa ben cercare, scrigni di cose preziose. Livorno conserva, nella sua piccola Venezia, un delicato merletto di canali, di ponti leggeri e vicoli ombrosi. Qui capita di incontrare una persona fuori dall'ordinario. Non nell'aspetto o perché proviene da luoghi lontani. È ciò che fa a renderlo speciale. Romano costruisce giocattoli che ci riportano in un mondo antico, nel mondo della memoria e della fiaba. Romano costruisce trottole. La sua casa di città è stretta tra tante che la modernità ha voluto anonime e uguali. Non la sua. Negli antichi miti e nelle fiabe, uomini e animali sanno parlare la stessa lingua. Così è ancora per Romano. Io. Vieni. Vieni. Dai, su, tenere. Ecco. Due galline e un coniglio sono i numi tutelari della sua casa e del laboratorio di ebanisteria. Via, levati te, su, forza. Te, vieni. Vieni qua. Su. Vieni che noi si lavora, su. Sta un pochino qui, eh. Cerca di non mangiare tutto, eh. Serrazzano, a mezza strada tra Livorno e Grosseto, è il piccolo borgo nel quale Romano è nato. Per comprendere il suo lavoro e quanta abilità e saggezza si celino in ciò che fa, occorre seguirlo nei luoghi dove ha radici e da cui trae ispirazione per le sue creazioni. Occorre entrare nel suo mondo, ascoltare le vetuste pietre del borgo, lasciarsi guidare dalla memoria delle generazioni passate che esse conservano. Solo così si può comprendere il fascino, il segreto, la smarrita simbologia della trottola. Attraversato il paese, Romano arriva al casale di campagna che fu di suo padre. Con lui c'è Anna Maria, un'amica che di frequente gli è di aiuto, in modo particolare da quando, diversi anni fa, un pezzo di legno sfuggito dal tornio lo colpì alla testa. Dopo 4 giorni di coma si risvegliò, incapace di parlare. Si temette fosse condannato per sempre al silenzio, ma il suo forte carattere e la grande determinazione gli permisero di recuperare in buona parte l'uso della parola. L'antica casa gli fu a sua volta amica. Gli oggetti, preservati con amorosa cura, sono essi stessi memoria.
richiamano ricordi ed emozioni, diventano parola, sono capaci di suscitarla quando è smarrita. Dall'incidente, che sembrava averlo privato di qualcosa, Romano ha saputo acquisire una nuova profonda sensibilità. Quel linguaggio silenzioso che nell'infanzia del mondo metteva in relazione uomini e cose, uomini e animali, in lui non si è perduto. Tutto a posto. Romano, ma tu un attimo per cambiare la qua. Sì. Io salgo a sistemare le camere. Ok, io vado a Antonio. Certo. Ciao. Equilibrio e armonia è ciò che si offre allo sguardo dalle finestre della cascina. Bosco e coltivi, prati destinati al pascolo, uliveto e vigna formano il perfetto disegno creato nei secoli da uomini più saggi dei contemporanei. Equilibrio e armonia è ciò su cui si basa l'arte del trottolaio. La conservazione del moto, la percezione del tempo come rotazione, come ciclo naturale che si ripete, ne sono gli altri elementi indispensabili. Prima dunque di mettersi all'opera, il trottolaio e con lui Anna Maria curano che l'armonia dell'ambiente sia preservata. Perché il fico dia frutti, occorre liberarlo dai polloni. Il prato deve essere falciato e l'erba secca raccolta affinché non sia esca per il fuoco o, crescendo oltre misura, si faccia selva. E la selva, a sua volta, va diradata per evitare che diventi inestricabile groviglio di arbusti. La terra, accudita nel tempo, che di anno in anno si ripete, può dunque mantenersi feconda. E quando, con il veloce incedere degli anni, la forza delle braccia non è più sufficiente, vengono in aiuto le macchine. Neppure l'utilizzo di un vetusto mezzo meccanico toglie però fascino a questo magico paesaggio agreste. Ogni cosa ha il suo tempo, come in un rito antico che si ripete immutabile. E ora è il momento di accendere il fuoco e riscaldare il forno con la legna che il bosco ha donato. Mentre il fumo porta al cielo il preannuncio del cibo che verrà preparato, Anna Maria si avvia verso i meli che crescono selvatici a poca distanza. Al podere, il padre di Romano diede nome il loto, perché affascinato da questo fiore, che pur vivendo in stagni fangosi, è sempre immacolato, come chi riesce a rimanere puro tra le difficoltà del mondo. Un nome da fiaba per un posto da fiaba. E
e qui tutto sembra appartenere al mondo delle favole. Come le mele, così piccole da sembrare ammaliate da un incantesimo che le ha ridotte a misura delle più minuscole creature del bosco. Romano, vediamo che questo è nel forno. Sì, ci si mette anche le mele. Anche queste, guarda che meraviglia. Sì, va bene. Devono essere buone, eh. Proviamo. Guarda. Ok, perfetto. Sono questi frutti semplici e all'apparenza modesti che il calore del forno attende. Insieme alle mele, tanto minuscole da apparire inadatte a essere cotte, Romano ne prepara altre, le rotelle, aspre se consumate crude, ma dolci e profumate una volta cotte. Tolte le braci, sicuro per esperienza che la temperatura sia giusta, Romano inforna le mele. Trascorso il tempo, cotti nel modo più semplice, ecco che i frutti sono pronti a rivelare tutto il loro zuccherino sapore. Le mele rotelle, a cui è stato tolto il picciolo, hanno riversato all'esterno la polpa e appaiono ora quasi fossero di marzapane. Le più piccole hanno mantenuto il loro vivo colore, lo stesso del fuoco e delle braci che le hanno portate a cottura. Il podere di Romano si trova nelle colline metallifere, ricche di fonti di energia geotermica, che viene utilizzata da oltre un secolo per produrre elettricità. Il territorio è anche ricco di pozze di fango ribollente e soffioni boraciferi, il cui sibilo riempie l'aria. A lasciarsi guidare dalla fantasia, nelle ore del crepuscolo si possono scorgere qui le misteriose creature delle fiabe. Per Romano è giunto il momento di dedicarsi al suo lavoro, alla sua passione. Negli anni ha realizzato trottole utilizzando i legnami più diversi, anche di provenienza lontana. Ogni legno ha le sue caratteristiche, le sue particolarità: compattezza e peso, densità, venatura e colore. Ma sono soprattutto i legni che il bosco offre spontaneamente, senza bisogno di abbattere alberi o di tagliarne i rami vivi, che Romano ricerca. Anche in questo, la natura va compresa e rispettata. Non occorre procurarle ferite non necessarie. È leccio di tantissimi anni e questo, credo, è di 80 anni, 90 anni. E lo so che è piccolo, ma è duro, capito? Durissimo.
no? Agli occhi esperti di Romano, la segatura prodotta nel taglio è rivelatrice. Troppo minuta, troppo impalpabile. Segno che l'umidità, le muffe e gli insetti xilofagi hanno intaccato e indebolito il legno. Occorre cercare ancora. Io direi questo lo taglio quello e anche questo. Questo è perfetto. Il legno è trovato. Per molti anni il bosco lo ha nutrito e reso saldo. Ora è necessario altro tempo, quello della stagionatura, un anno almeno. Materia sempre viva, il legno con il tempo continua a mutare. La fibra si rinsalda, cambiano la consistenza e il colore. Durante la sua lunga vita, Romano ha esercitato molti e diversi mestieri. Ma quella del legno è stata sempre la sua vera passione, da quando, anni e anni or sono, rimase affascinato da un intagliatore che creava piccoli capolavori dal legno d'olivo. Ma già da prima, bambino, quando i giochi dei bambini erano semplici e gioiosi, aveva avuto la sua prima trottola. A costruirla per lui fu un artigiano del paese. Volevo comprare una cosa di questo genere. Mentre lo stava lavorato, io sono sistemato fuori dove lavoravo, non dentro. Dice, stai fuori, lì e aspetta. Io sono qui il momento che lui lavorava col tornio, eccetera, e poi me l'ha dato e me l'ha regalato senza pagare. Prima ancora di esistere, la trottola inizia la sua rotazione. Il legno si prepara a rinascere nella sua nuova vita. La magia ha inizio. Mi piace tutto il mondo di tutto il legno, mi piace moltissimo. E mi piacciono anche le collane. Ora ho iniziato a fare braccialetti di legno, non tutti uguali, anche l'olivo, altre cose. Le cose più importanti che io facevo è di leccio o ornello. Legno di ornello gira super perfetto, anche leccio è perfetto. Ma deve levare per trovare il cuore del legno. E allora gira super perfetto. La trottola era già lì, nascosta in quell'anonimo pezzo di legno. Romano non l'ha creata, l'ha resa evidente. L'ha svelata ai nostri occhi. Nei suoi, che sanno vedere l'essenza, era lì da sempre, in attesa di essere portata alla luce fin da quando il seme dell'albero ha germogliato. Nel frattempo, Anna Maria si dedica alla propria passione, la pittura. Anche per lei il legno, la natura e i suoi frutti sono una fonte insostituibile di immagini e di colori. Romano è una persona eccezionale. Lo reputano quasi tutti un genio, no? Nel suo campo, anche perché diciamo che i trottolai ormai in Italia sono rimasti molto pochi.
La sua particolarità è la costanza, la passione che ci mette nel proprio lavoro, perché fino a l'una di notte lui è sempre in laboratorio ed inventa sempre cose nuove, sa lavorare tutti i tipi di legni e ha una creatività eccezionale. È un artista a tutto tondo, a tutti i livelli. Gli fanno dei complimenti veramente, ecco, lui è gratificato dai complimenti che tutte queste persone gli fanno, perché anche se siamo in un'epoca tecnologica, diciamo, vedo ancora che le persone amano il legno, amano i prodotti di legno e vedono di trasmetterlo anche ai loro figli, questo amore, questa passione per le cose antiche, le cose perdute, ecco, diciamo. Questa è una bellissima amicizia che continua nel tempo e spero che continuerà ancora per molto. Se i veri amici si vedono nel momento del bisogno, Anna Maria è stata ed è una vera amica. Affiancando i figli di Romano nel momento della massima difficoltà, gli è stata vicino, lo ha compreso e sostenuto. Se Romano è un mago, Anna Maria è stata per lui una fata madrina. La trottola ha preso la forma definitiva. Solo un'ultima rifinitura è necessaria. Infatti, io sono contento non è parlare, ma sono contento dove lavoro. Questo sì, quando sono anche da solo, sto fermo e sento poi pensando il momento che lavoro, sto facendo bene bene e devo sistemare perfettamente. È giunto il momento di provare la trottola, di lanciarla, come per secoli hanno fatto i bambini di tutto il mondo. Voglio vedere se gira bene. Il miracolo dell'equilibrio perfetto si ripete. Il sole ha quasi concluso il suo giro apparente nel cielo. Forse anche in questo sta il fascino antico della trottola. Movimento circolare, equilibrio, è la danza di ogni uomo che nel movimento trova stabilità. È segno che domani e il prossimo anno, e così per sempre, il tempo ritorna. Finita la giornata di lavoro, è l'ora del riposo, del calore domestico. Romano si dedica a cucinare, un altro dei suoi molti talenti. Faccio volentieri, perché questo è molto buono questo. Ecco. Questo è erica, questo, pezzo di erica, e non si rompe. E cosa facciamo? Questo lo mettiamo lì? Dove? Questo, l'altro... L'altro fuoco, no, sì, non no? Ce la fai ora, mi da non farlo ci sta? Lì. Mi da farlo lì. Okay. Più o meno quando hai visto l'ora? Mano, hai visto? A che ora l'hai messo?
alle 8:25 si va via. La polenta è quasi pronta. Manca solo un ultimo tocco, un pizzico di condimento. Il suo modo di prepararla è molto personale. Anche al gustoso piatto, Romano ha concesso un po' della propria creatività. È andato controcorrente. Ha sostituito il continuo roteare con un lento incedere. Un'ultima mescolata con quel legno di erica che non si rompe, che non si altera, che forse trasferisce al cibo una sua qualche virtù segreta. Non per nulla, in antichità, si attribuiva all'erica la capacità di liberare la casa dagli influssi cattivi e vicino a essa, nelle brughiere, dimoravano le fate. La cena è servita. I giorni di mercato sono lieti per Romano, il giusto complemento del suo lavoro che si svolge nella concentrazione e nel raccoglimento del laboratorio. Alla sua bancarella incontra uomini e donne di ogni età e tutti restano affascinati dalle sue meravigliose trottole. La perfezione, il prodigioso equilibrio, la capacità di stupire è di tutte, dalla più semplice a quella dalla forma più inconsueta. Io lo sai, parlo un po' male per capire, eccetera, no? Però dico a tutti cos'è il legno. Quando mi ascoltano, mi parlano in questa maniera, erano fermi e contenti per capire, ecco, non così al via subito. Stavano anche parecchi minuti che parlavo queste cose. Se anche parla un po' male, sono le sue creazioni a parlare, talvolta a cantare. Ora sì, si comincia. Un altro ciclo si compie. Romano è tornato a Livorno, ai suoi canali, ai ponti leggeri, ai luoghi riposti della città, ai più frequentati. Chi non sa chi sia, quale sia il suo talento, non lo nota. Sembra uno tra i tanti. Sappiamo invece quale sapienza si celi nelle sue mani, nella sua mente, nelle sue parole, che solo a chi sa ascoltare rivelano la magia dell'uomo che le pronuncia.